Il libro è una rilettura da parte dell'autore della propria vita, nella quale spicca una straordinaria vicenda di guarigione da un ictus che lo ha colpito nel 2021. Ripresosi quasi miracolosamente, mentre tutti i medici lo davano ormai irrimediabilmente perduto, Don Gianni Castorani ha messo per iscritto il racconto di quel prodigioso cammino di recupero e rinascita. È un libro che si legge velocemente, chi l'ha letto mi ha detto che l'ha letto in 2 ore, chi l'ha letto in una serata, quindi è molto semplice, è un libro fatto di esperienza e di testimonianza anche di altri giovani e di riflessione, c'è un po' tutto, ecco, quindi leggerlo a cuore aperto, semplicemente. Quando il Signore passa nella nostra vita attraverso le sofferenze e le difficoltà, fa di noi una cosa nuova. Il libro è quindi un messaggio di speranza, ha precisato Don Gianni durante la presentazione, e ci vuole dire che anche nella solitudine il Signore è sempre con noi, quando ci abbandoniamo a Dio, egli opera meraviglie nella nostra vita. Ma questo non è stato l'unico stravolgimento nella vita di Don Gianni. Da semplice impiegato di banca è stato folgorato dall'incontro con padre Daniel Ange, fondatore della Scuola Cattolica Internazionale di Preghiera ed Evangelizzazione per i Giovani, Jeunesse Lumière. Ha frequentato per 3 anni la scuola e da questa esperienza nasce nel 2005, a Bagno Arrivo a Ripoli, in quella che un tempo era una villa nobiliare, la scuola di evangelizzazione Sentinelle del Mattino di Pasqua, fondata da Don Gianni in risposta all'appello di Giovanni Paolo II a Tor Vergata durante la Giornata Mondiale della Gioventù del 2000. Non è una cosa che si studia, che si improvvisa, ma è proprio l'incontro con il Signore che ci fa automaticamente missionari. Quindi il problema, come diceva Benedetto XVI, è la fede nella Chiesa. Abbiamo fede nel Signore risorto, perché se uno ha fede, automaticamente l'evangelizzazione diventa un'esigenza. Ma il messaggio di Don Gianni è rivolto non solo ai giovani. Ma più che quelli che non credono, come dice la Madonna, sono coloro che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Per cui aprire il cuore all'amore, e solo così si può incontrare la bellezza di Dio.